Eccoci qua, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Amici Gattari Show. Qui quest'oggi è già sono già in ottima compagnia con Sua Maestà la signorina Blacky, che in anticipo si è già venuta a posizionare sulle mie gambe. Come state? Innanzitutto, prima domanda ve la faccio io, come state affrontando questo arrivo dell'autunno e ahimè anche del freddo? Tu Blacky, come lo stai? Beh, Blacky lo sta affrontando alla solita maniera, ma al mattino è molto più bello adesso rispetto all'estate perché, non so voi, ma io mi ritrovo con una o alle volte due mini stufe piazzate sul letto. Una di queste è appunto Blacky. Allora, come potete leggere già dal titolo, quest'oggi parleremo di gatti nei cartoni animati e andremo però ad affrontare un argomento che non abbiamo mai trattato, che potrebbe essere, spero, per voi molto interessante, soprattutto per i più curiosi, che riguarda appunto le razze, dei gatti della Disney. Perché si sa, i gatti nei cartoni animati spopolano e vengono utilizzati ormai da tanto, tanto, tanto tempo, ma ci sono spesso delle scelte, delle curiosità che stanno alla base del gatto che viene selezionato e inserito all'interno di un cartone, in questo caso della Disney, e oggi andremo a scoprire quali sono queste curiosità. Intanto c'è un Thorin che è rimasto chiuso fuori dalla stanza, adesso dovremo andare ad aprire perché non so se si sentiva, ma miagolava. Allora, siamo oltre i 300 su Facebook, siamo quasi un centinaio su YouTube, siamo in diretta ovviamente in contemporanea su entrambi i social e tra l'altro tra qualche giorno entreremo ufficialmente nella settimana più horror dell'anno e se vogliamo anche la settimana che vede il gatto nero protagonista, visto che spesso è stato associato alla figura delle streghe, ecco, in questa settimana lui diventa il vero protagonista. Allora, vado a leggere qualche messaggio, dopodiché entriamo nel vivo della puntata. Se sentite dei rumori strani, è Blacky che è andata a posizionarsi sopra il microfono. Cioè, con tutti i posti che ci sono. Sentite dei rumori strani? Spero di no. Allora, vado a leggere qualche messaggio. Vediamo un po', allora partiamo da Facebook. Michele Follia Petito, ciao che mi saluta, ciao, ciao Valentina Zampiccoli, ciao Fabio e Silvia, ciao anche a Mercedes, ciao Giusy Frisa, wow, mi piace il titolo, bene, un titolo accattivante allora, un titolo clickbait. Ciao Sabrina, ciao Francesca Cesario, ciao Pilar Alba Flores che ha una bellissima foto in mia compagnia, grande. E vediamo Moira Basso, grazie per queste 100 stelle. Arriva la prima donazione su Facebook che scrive: ciao Fede, ciao Ele, arrivata ora. Tranquilla, non siamo ancora partiti con la nostra puntata. Al mattino si sta bene sotto le coperte, anche Zampa dorme di più. Eh sì, anch'io vorrei dormire un po' di più. E domani forse riuscirò a dormire almeno un'oretta in più rispetto al solito. Vado invece a leggere un po' di commenti su YouTube. Ciao Barbara Babi, ciao Chiara Garberini, scusatemi. Ciao Claudia Magnani, ciao Valentina Chinato, Massimiliano Anzini. Tanti di questi nomi fanno parte dei Gattari da Legare, un gruppo che trovate su Facebook e che sono venuti a trovarmi all'ultima edizione di Quattro Zampe in Fiera a Milano ed è stato emozionantissimo e bellissimo perché finalmente sono riuscito a tornare agli eventi ed è stato bello. Riuscire a vedervi dal vivo e non più dietro, ovviamente, ad uno schermo e ad un monitor. Buonasera a tutti, anche a Paola Guerra. Buonasera a Lucia Altini. Ciao Petra, ciao Mara, ciao Emma. C'è stata Sì, una domanda interessante attenzione, arriva la prima domanda. Vai, da Alex Lucia. ciao Alex. Intanto, oh, se sentite rumore, si sta strusciando proprio sul microfono. Ma si sente? Non so perché c'è la musica, prova a toglierla. Momento fusa. Si sentono le fusa, ecco. Poco. Blacky, devi farle più forte. Non le sentono. Allora, c'è Blacky piazzata sul microfono. Allora, arrivata questa domanda interessante, poi direi che sono passati già 5 minuti, quindi è ora di entrare nel vivo di questa puntata, a mio avviso, molto particolare. Vai, qual era la domanda? Era ma gatti da brivido? Potrebbe. Allora,
Non vi anticipo niente, ma vi dico che da lunedì inizia un tour de force di contenuti, anzi già da domani, perché è un po' di tempo che non faccio su Instagram i giochi, ovvero indovina il colore del gatto, che era probabilmente il gioco preferito da coloro che hanno Instagram e che mi seguono. Domani, intorno alle ore 18, lo pubblico, quindi collegatevi su Instagram, mi trovate ovviamente sempre sotto il nome di Federico Santaiti. Allora, lunedì, già di mattina, quando per aiutarvi ad affrontare la giornata e l'inizio settimana, uscirà un post subito, di mattina alle ore 8, così, sia su Facebook e poi un altro anche su Instagram un po' diverso. Poi in settimana uscirà qualche video, quindi prepariamoci alla notte poi di Halloween. Allora, bando alle ciance, signore e signori, per chi è nuovo e si è collegato per la prima volta, questa puntata durerà circa un'ora, è divisa in diverse parti. La prima parte dove andremo quest'oggi ad affrontare... Blackie, però se mi chiudi anche... Nella prima parte andremo a vedere, ad analizzare 5 video che ho selezionato apposta per voi, che quest'oggi riguardano l'argomento della puntata, che è appunto le razze dei gatti nei cartoni animati della Disney. Dopodiché ci sarà la possibilità, se vorrete, di inviare un messaggio vocale al numero che trovate qua, mi raccomando, messaggio vocale su WhatsApp, non troppo lungo perché sennò non riusciamo ad analizzarlo in tempo per poterlo mandare. E successivamente ci sarà il Micio Quiz, 3 domande a risposta multipla, ovviamente una sola è quella corretta e voi dovrete cercare tramite la chat di indovinare e rispondere il più velocemente possibile. Ora, signore e signori, bando alle ciance, entriamo nel vivo della puntata con un primo piano in close up di Blacky che si avvicina e via con la sigla. I'm a cat, I go meow meow meow. Ed eccoci tornati, come se non fosse già chiaro, iniziamo con il primo video che vi mostro. Allora, i cartoni animati della Disney sono tantissimi quelli che hanno come protagonisti i gatti. Vediamo un po', la prima è molto facile perché si parlerà ovviamente al numero uno del cartone animato che ha avuto un successo planetario, possiamo dirlo, Blacky. E ovviamente è incentrato su una storia che ha come protagonisti i gatti, un'allegra famigliola composta da una mamma e da 3 cuccioli, al quale poi si va ad aggregare, attenzione ho fatto un disastro, si va ad unire un gatto rosso. Vediamo chi di voi indovina. È vero, anche Blacky. Io non so che cosa è successo qua. Forse devo fare così. No. Sono bloccato su YouTube. Cioè, no, arrivano. Ok, stanno arrivando i commenti. Gli aristogatti. Ebbene sì. Ma visto che gli aristogatti sono pieni di tanti gatti, appunto, noi ci soffermiamo però su la più regale. La più aristocratica, che di nome e di fatto fa duchessa. Andiamo con il primo video. Allora, ecco qui che vediamo in questo momento uno spezzone, sperando che non ci buttino giù per copyright. Ecco la nostra cara duchessa dal pelo bianco. E quello che forse non tutti sanno, ma che è l'argomento di oggi, è la razza di questa gatta. Ebbene, Duchessa, ma anche Minou, Matisse, Bizet e anche Scatcat, che è un gatto della band, e presumibilmente anche Figaro nel cartone animato di Pinocchio, sono molto probabilmente dei gatti d'Angora. Ebbene sì, gatto d'Angora. Angora sono i gatti turchi, dalla città, nome che deriva dalla città Ankara. E sì, possiamo anche tagliare. Eccola qui intanto. Lì Duchessa sembrava molto Blacky quando è in vena di coccole. E cosa molto importante da dire è che
è una razza che nasce in Turchia e viene quasi venerato il gatto in Turchia, soprattutto il gatto d'Angora, ma all'incirca nel XVII secolo probabilmente furono i tartari a portarlo poi in Europa, dove ci fu uno stato in particolare che divenne quasi la patria di questo gatto e si tratta appunto della Francia. Tra l'altro è proprio il cartone animato è ambientato in Francia. Ecco qui altri gatti che ho citato prima, che sono i tre cuccioli di Duchessa, ma anche Figaro di Pinocchio. E è molto probabile, ovviamente il gatto d'Angora può avere colorazioni differenti, ma andiamo a vedere quello più simile, diciamo, a Duchessa, al quale si sono ispirati. Eccolo qui che lo mandiamo ora. Eccolo qua. Fra le tante razze a pelo lungo si crede che, visto anche la caratteristica di questa razza di essere molto antica, che probabilmente tante delle razze moderne, contemporanee, che siamo abituati a vedere a pelo lungo, derivano in parte dall'arrivo in Europa del gatto d'Angora. Allora, quanti di voi conoscevano e sapevano? Beh, ovviamente sapete chi è Duchessa, non sto neanche a chiederlo, non sto neanche a dirlo, scusate. E qua, vediamo se riesco. Oh, ce l'ho fatta tornare a posto. Grazie intanto a Natasha per queste 75 stelle donate. Angora, non ne ho mai visti, deve essere spettacolare. Eh sì, è sicuramente bellissimo. È uno dei gatti, secondo molti, più belli ed eleganti e non per... Proprio per questo è stato poi inserito come gatto aristocratico negli appunto Aristogatti. Meraviglioso, dice Cristina Favilli, che saluto. Ma il gatto d'Angora è quello che produce la pregiata lana? No, non produce lana, quella è la pecora. Però c'è da dire che sì, avendo il pelo così lungo lo perde in modo anche abbastanza copioso. Saluto intanto Donatella Caffaro che scrive... Terzo anniversario follower. Non so cosa sia successo su Facebook, adesso arrivano primo anniversario follower. Non capisco, ci sono dei numeri sopra i vostri nomi, cercherò di scoprirlo più avanti. Facebook continua ad aggiornarsi e non si capisce mai niente. Ci sono molti gattari che hanno chiamato le loro gatte Duchessa. Ah, attenzione. Sia su YouTube che su Facebook. Beh, uno dei nomi ovviamente più inflazionato e ci sta perché... Essendo quello degli Aristogatti uno dei cartoni animati, film d'animazione in realtà, più famosi e più visti dai proprietari di gatti, è ovvio che si prende molto spunto. Pensate però, pensate che questo film in realtà, se avete Disney Plus potete constatarlo, è stato censurato dalla Disney, tant'è che un pubblico, non mi ricordo se di età inferiore ai 6 o ai 3 anni, non può vederlo perché, ahimè, sono presenti troppi stereotipi razziali delle macchiette che sono state considerate in questi tempi dove, ahimè, diciamo, il politicamente corretto alle volte sfocia forse un po' nel ridicolo. E di fatto ci sono stati dei problemi e per questo c'è un messaggio iniziale che censura appunto questo cartone. Poi ovviamente sta a voi guardarlo meno. Non credo che guardare un film come gli Aristogatti abbia prodotto dei problemi razziali problemi di razzismo nelle persone che l'hanno guardato, però ahimè ora funziona così. Il motivo in realtà è legato al fatto che molti gatti sono caratterizzati, sono degli stereotipi delle varie nazioni del mondo. Ad esempio c'è Romeo, che nella nostra versione è Ermeglio del Colosseo, però nel film originale lui è rosso perché è gatto irlandese, e questo è uno dei tanti motivi. Ma anche la band, se voi andate a guardare la band di Scat Cat, ci sono un gatto russo, c'è un gatto cinese che suona il piano con le bacchette, c'è
l'italiano con la fisarmonica e la coppola, quindi diciamo che ci sono un po' di stereotipi che hanno fatto storcere il naso a un po' di persone. Grazie a Roberta Fidanzia, ecco, grazie a Eleonora in regia che mi ha segnalato. Mi sono un po' dilungato, ma andiamo avanti. Ovviamente dovrete votare poi il cartone animato, meglio la tipologia di cartone e la storia più interessante e curiosa che si lega a questi 5 filmati che vi mandiamo. Andiamo con il secondo. Il secondo riguarda in realtà il 50, ma forse di più, il 60, il 70% dei gatti che sono stati trasportati in chiave bidimensionale nei cartoni, ovvero il gatto europeo o gatto soriano. Allora, sono tantissimi, ma abbiamo deciso di non utilizzare Romeo perché sennò avremmo parlato solo ed esclusivamente degli Aristogatti, ma abbiamo tirato in ballo un simpatico cartone animato che si intitola Oliver & Company, dove praticamente c'è solo un gatto e il resto sono cani. E questo, pensate, è stato il primo film della Walt Disney a non andare al cinema, ma finire subito e direttamente sulle VHS. Un po' cedendo ora in epoca Covid, dove una buona parte dei film che tendenzialmente sarebbero andati prima al cinema e poi eventualmente nel mondo digitale non hanno più la possibilità e lo spazio per andare al cinema perché i costi si sono alzati, eccetera eccetera, e vanno direttamente sulle piattaforme di fruizione digitale. Allora, come vi dicevo, sono tanti i gatti e andiamo a vederli un po' perché sono diversi. Allora, qui ne abbiamo selezionato soltanto 4. Vediamo se qualcuno li riconosce. Allora, il primo è facile, si chiama Romeo e lo sapete. Vediamo se qualcuno indovina come si chiamano gli altri. Il secondo, il terzo e il quarto. È difficile questa, eh? Vediamo un po'. Vediamo un po', Ele, mi devi dare una mano poi a vedere. Con i nomi, no, male. Allora. Ma forse i cartoni sì. Allora, iniziamo col cartone. Il cartone, il secondo in alto, fa parte sempre degli Aristogatti. E chi è? Il nome è difficile di questo. Il nome è molto difficile. Vabbè, iniziamo con... Ok, Aristogatti. Quello sotto, dove c'è una bimba, che cartone animato è? Lo so. Ok, e non lo devi indovinare tu. Vediamo chi lo sa. Attenzione, qualcuno ha già beccato il nome, bravi, qualcuno ha beccato il nome. Allora, il secondo grande, Marilyn, che scrive Scat-Cat, il secondo, giusto, brava. Anche Rossella Nusco su YouTube l'ha scritto, e vediamo. Qualcuno ha intanto indovinato il cartone sotto, dove c'è la bambina, che è appunto Bianca e Bernie. Come si chiama quel gatto anziano? Davvero? Sì, sia Facebook che YouTube. Attenzione però perché non inizia con la L, no, ma con la R. Giulia Caridi su Facebook ha azzeccato ed è Rufus, bravi, molto bene. E infine l'altro cartone animato dove ci sono più cani che gatti, la carica dei 101, vedo Veronica Giordan che scrive Sergente, esatto. Intanto stanno piovendo i commenti su YouTube che scrivono Rufus, da Barbara Babi, Massimiliano Anzini, Mara Ghisi, Serena Ceci, Nominal Atom, Massimiliano Anzini l'ho detto, Rossella Nusco, tutti che hanno indovinato. Luca Monni dice Rufus, giusto? Ma vediamo, l'ultimo, quindi come si chiamava? Sergente? Dai, il nome, non vale andare a cercare. Attenzione, Sonia Loisi, Sergente Tips, giusto, perfetto. Allora, la curiosità, innanzitutto, come vi dicevo, è che quando si tratta di gatti di strada, tendenzialmente si va sbagliando a definirli o gatto europeo o gatto soriano. E si pensa, anzi, fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, lo credevo anch'io, che si tratti della stessa razza. Ma in realtà dovete sapere che una di queste due
non è considerata una razza, ovvero il gatto europeo è considerato come una razza a tutti gli effetti, mentre il gatto soriano al momento è un po' il gatto, diciamo, randagio, nonostante si tratti di due razze, diciamo così, di strada, di gatti randagi, soltanto una attualmente riconosciuta ed è quella del gatto europeo. Quella soriano in realtà ancora no. Poi in qualche altra puntata avremo modo di scoprire da dove proviene il gatto europeo e da dove arriva il gatto soriano e perché ci sono queste differenze. Come vi dicevo, i gatti nel mondo dei cartoni animati, in particolare di quelli della Disney, sono quasi tutti dei gatti dei gatti tuxedo, ovvero con una colorazione del pelo a due colori. E nella realtà sappiamo che i gatti soriani e i gatti europei possono addirittura avere tre colorazioni, striati o meno. E anche nel mondo degli aristogatti, come dicevamo prima, duchessa ovviamente a tinta unita, ma i suoi tre cuccioli in realtà sono tutti, tranne mi sembra Minou che è completamente bianca, gli altri in realtà sono appunto con due colori. Questo per dire che anche i gatti considerati di razza in realtà vengono rappresentati con due colori. Non so dirvi se più per una bellezza cromatica per conferire un aspetto migliore ai gatti, però sta di fatto che questa è un po' la particolarità dei cartoni. Ora vediamo la foto, ecco qua, di quelli che sono un po' il gatto soriano e il gatto europeo. Come vedete, questi sono tutti e due striati, uno rosso e l'altro color marroncino, e sono tra i gatti più diffusi in Europa. Bene, andiamo avanti perché mi sono dilungato un po' troppo. Siamo arrivati al video numero 3. Adesso cercherò di stringere un po' per non annoiarvi troppo. E il protagonista è uno dei gatti più pestiferi e nonché uno dei primi che sono stati disegnati nel mondo Disney, ed è un cattivo per eccellenza. Vediamo chi indovina. Vediamo un po', andiamo a leggere i commenti. Posso dirvi che è un cartone animato, secondo me qualcuno l'ha già capito. Allora, è della Disney, quindi non è Garfield. Ah, l'hanno già beccato su YouTube. Vediamo. Grazie intanto Eleonora Pascadopoli per 140 stelle su Facebook. Allora, l'hanno già beccato ed è uno dei primi villain che andremo a conoscere in questi video successivi, ed è niente po' di meno che Lucifero di nome e di fatto. Andiamo a vedere il video. Ovviamente si tratta del cartone animato di Cenerentola. E guardate questo gattone, come vedete anche lui, doppia colorazione. Il musetto è più chiaro, il resto del colore del manto invece è un altro. Forse anche le zampine erano diverse. Comunque, guarda l'espressione proprio da gatto. Non voglio dire la parolaccia, ma ci siamo intesi. Allora, sapete che gatto è Lucifero? Lucifero è un gatto siberiano, e lo sappiamo in modo certo perché uno dei 9 creatori, diciamo, degli animatori principali della prima fase di Walt Disney World Kimball aveva un gatto, ed era appunto un gatto siberiano, e lui riteneva che il suo gatto fosse particolarmente pestifero e quindi ha deciso di disegnare e di ispirarsi al proprio gatto. E quindi siamo certi in questo caso, mentre non è sempre detto
nei vari cartoni, ma qua sappiamo per certo che il gatto in questione è un gatto siberiano. Vediamo qual è la foto di un gatto siberiano reale. Eccolo qua, guardate che bello, anche lui è un gatto con il pelo lungo. E il gatto siberiano ovviamente dalla Siberia, quindi è un gatto russo, arriva dalla Russia. E si pensa che i gatti siberiani siano nati dall'incrocio fra il gatto selvatico dei boschi e un gatto domestico. E insieme al gatto d'Angora sono gatti molto antichi che di per sé hanno poi aperto la strada a tutti quelli che sono i gatti un po' a pelo lungo. Ora andiamo avanti. Questo era molto molto cattivo, non cattivo, scusatemi, un po' pestifero come gatto. Ovviamente dopo vi toccherà scegliere qual è il video che vi è piaciuto di più, che vi ha intrattenuto, che vi ha stupito di più. Ma ovviamente Leonora ci darà una mano rimandando in rapida successione poi questi video. Andiamo avanti perché abbiamo la rappresentazione di altri gatti che soprattutto negli anni 70 l'hanno fatta un po' da padroni e venivano inseriti in modo quasi non quotidiano, ma molto spesso venivano inseriti all'interno dei film degli anni 70 e ahimè ricoprivano il ruolo di gatti quasi sempre cattivi. E anche in questo famoso film della Walt Disney ci sono due gatti che sono veramente un po' birbanti. Molti di voi avranno già capito di che cosa e di quale film stiamo parlando. Ovviamente Lily e il vagabondo, e i gatti sono i due gatti siamesi. Eccoli qua, questa canzone che la detestavo. Eccoli qua, i gatti siamesi. Ovviamente il gatto siamese arriva dal Siam, ovvero l'attuale Thailandia, e ci sono delle bellissime leggende legate ai gatti in Thailandia, in particolare al gatto siamese, che è diventato da diversi anni il simbolo un po' della Thailandia. È molto facile andare in giro in Thailandia e trovare i gatti, soprattutto nelle zone dei monasteri, ed è molto è attualmente ancora venerato quasi come una divinità. Ma vediamo la foto di un gatto siamese molto diffuso negli anni passati, un po' meno, se ne vedono un po' meno ultimamente, ed è molto 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 bello. Ebbene, siamo quindi arrivati all'ultimo video per questa prima parte che andiamo a mostrare. E non ci allontaniamo dal mondo dei villain dei cartoni animati. È un gatto, allora, a mio avviso il più, non so dirvi se il più cattivo, ma sicuramente il più pazzo. Di quale gatto sto parlando? Andiamo a vedere nei commenti chi ci arriva. Dai, il gatto pazzo per eccellenza. Dai, dai, dai. Tra l'altro, domanda, fra i gatti che stiamo mostrando, dopo vi chiederò se voi magari avete, quanti hanno il gatto soriano, europeo, o come abbiamo visto il gatto siberiano, dopo vedremo. Mi sa che è stato beccato. Eh sì, è stato beccato, è assolutamente lui, lo stregatto. Andiamo con la clip. Anche di questo gatto noi sappiamo con certezza quale sia la razza. Allora, pare infatti che il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, gli artisti che l'hanno disegnato, pare che si siano ispirati un po' alle fattezze del gatto di Lucifero per quanto riguarda la dimensione del viso, come l'hanno costruito, ma soprattutto ad una razza di un gatto che esiste realmente e che abita in Britannia, quindi nella Gran Bretagna, ed è molto 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 diffuso. Vediamo un po'.
Qual è? Eccolo qua! Ebbene sì, è il British Short Hair. Pensate che in realtà, nonostante sia un gatto, guardate, tra l'altro bellissimo, che appunto viene identificato come un gatto inglese o comunque della Gran Bretagna, in realtà pensate che a portarlo in Gran Bretagna sono stati i romani. Questo gatto qua, infatti, era conosciuto ed è diventato noto già all'epoca dell'antica Roma, dove i patrizi e le donne, in particolare, amavano adornare le proprie ville con la presenza di questi gatti. Ovviamente con le varie battaglie e guerre di conquista dell'impero romano sono arrivati poi nella Gran Bretagna e questi gatti, diciamo, da lì non se ne sono poi più andati. È una delle razze quindi più antiche di tutte. Bene, allora siamo arrivati, giro di boa, alla fine della prima parte di questa puntata. È arrivato il momento di votare quello che, a vostro parere, a vostro giudizio, risulta essere la storia, o meglio, è difficile da dire, però la curiosità più bella che avete scoperto quest'oggi. Detta così non suona neanche bene, non sembra neanche detta in italiano, ma spero che abbiate comunque inteso. E andiamo a vedere, allora, perché è il momento di votare, ovviamente fra l'1 e il 5, vediamo, votate 1 se la storia che vi ha incuriosito di più è quella che riguarda il gatto Duchessa degli Aristogatti e il gatto turco, quindi il gatto d'Angora. Votate invece 2 se volete dare il vostro voto al mondo dei gatti soriani e europei. Qui stiamo vedendo un frammento di Oliver and Company, ma avremmo potuto far vedere Romeo, Ermeio del Colosseo o altri gatti presenti nel mondo della Walt Disney. Votate invece 3 se il video che vi è piaciuto di più e la curiosità legata a questo video che vi ha stupito di più è quella del gatto Lucifero, gatto pestifero. Andiamo invece col 4, se il video che vi è piaciuto di più è quello che ritrae il gatto siamese, in particolare la coppia dei due gatti siamesi di Lily e il Vagabondo. E infine votate 5 per il British Short Hair, nonché Gatto Pazzo, nonché Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ebbene signore e signori, quindi stanno arrivando già i primi voti, non sarà facile quest'oggi, per fortuna tocca a voi votare. Intanto vorrei mostrarvi Blacky come messa, perché è messa con una zampa giù e l'altra sotto, è sdraiata. Blacky? Ehi, ciao. Sai che sono le... oh, sono le 9.30, 4 passate. Però è arrivata prima. Dai, Blacky? Devi farti vedere, dai. Ho capito, non è che... perché vieni una volta in anticipo, poi non ti presenti più. Alle 9.30 tu sei pagata per essere qui alle 9.30. Quindi alle 9.30 devi fare la tua sfilata. Ecco, però la telecamera è lì. No, non qui, è lì. Allora, vediamo. Andiamo in un primo piano mentre arrivano i vostri voti. Sua Maestà Blacky. Ecco. Sua Maestà Blacky. Con Blacky riesco a farla questa cosa qua. Con Torino a quest'ora avrei le braccia tipo già giù. Due fusa al microfono. Figurati se non fa le fusa. Che ruffiana. Si sentivano. Allora, Ele, come stanno andando i voti? Si riesce ad arrivare ad un vincitore? Sì. Blacky, lo diciamo insieme? Allora, vediamo insieme qual è stata la storia che vi ha appassionato di più. Andiamo. Oh, la storia di Duchessa. Ha vinto Duchessa, Blacky. Lo sapevi? Quindi il tuo posto. Lei è tutta bianca, tutta nera, anche se in realtà c'hai una macchietta bianca. Bene. Allora, siamo arrivati nella seconda parte di questa puntata. Se volete mandare messaggi vocali, mandateli qui, perché li ascolteremo alla fine. E... è arrivato il momento di entrare nel vivo della puntata per quanto vi riguarda, perché dovrete essere rapidi, veloci e sapienti, o fortunati.
perché è arrivato il momento del Micio Quiz. E beh, dopo questo brevissimo stacchetto, vi mandiamo le regole del Micio Quiz. Tre domande a risposta multipla. Quando apparirà la domanda, potrete scrivere nella chat quella che per voi è la risposta corretta. Le prime tre persone che avranno risposto correttamente guadagneranno il punto. Alla fine del quiz scopriremo se tra i più veloci qualcuno avrà risposto correttamente a più domande, aggiudicandosi la vittoria. Giustamente Blacky, col suo miagolio, non so se avete fatto in tempo a sentirlo, mi ricorda che visto che siamo in diretta su due social differenti, andremo a fare due classifiche differenti. Quindi, una per YouTube e l'altra per Facebook. Allora, grazie Luca Rossi su YouTube, grazie per questa donazione. Cavoli, ti ringrazio di cuore. E scrive: premio per Blacky, ma anche per il padrone che se li merita tutti. Grande Fede, un piacere averti conosciuto di persona. Piacere mio, Luca, piacere mio, e speriamo di rivederci presto a qualche altro evento. Tra l'altro è stato veramente bellissimo a Milano. Blacky, così non muovo più il braccio. Ok. È stato bellissimo a Milano perché c'era veramente tanta gente, tante persone che seguono le dirette, tante persone che si sono conosciute grazie a queste dirette, quindi io vi ringrazio di cuore. Grazie anche a Maraghisi per queste 100 stelle su Facebook. E grazie. Allora, adesso basta ringraziarvi. No, scherzo, vi ringrazierò ovviamente anche dopo. Ma entriamo nel vivo. La musica è già cambiata. O ancora no? Sì. È cambiata, perfetto. E allora, pronti? Blacky, sei pronta? Questa è sdraiata qua sulle gambe, altro che pronta. Andiamo. Domanda 1. Mi raccomando, rispondete A, B o C. Da quante ossa è formato lo scheletro di un gatto adulta? Adulto, scusate, circa 100, circa 200 o circa 400 ossa? Quindi A, 100, B, 250 o C, 400. Vediamo un po' chi indovina, chi la sa. Eleonora intanto alla regia sta prendendo nota di coloro che stanno rispondendo correttamente il più rapidamente possibile. E io invece mi sto coccolando Blacky, che si è stravaccata sulle gambe, vero? Tanto per cambiare. Allora, vado a vedere un po' i messaggi. Tante B su YouTube. Qualche C. Anche su Facebook c'è B, C. Stanno andando giù. Oh. Aspettate che ho perso. Non vedo più la diretta. Mi dice in riproduzione, non la vedo più. Ok, mi è tornata. Tante C, tante B anche su Facebook. Allora, vedo poche A, poche A. Attenzione. E allora, ovviamente una stima. Si dice circa. Quindi c'è il circa, eh. Non è proprio il numero esatto. Vediamo un po'. Grazie intanto anche a Barbara Fusillo. Ve li meritate tutti, grazie per tutto quello che fai. Grazie mille a te per queste 100 stelle donate, grazie. Vediamo un po'. Allora, Ele, come siamo? Sono arrivati? Sì. I più veloci sono arrivati. Lasciamo ancora qualche istante a tutti coloro che vogliono comunque tentare e scrivere ovviamente la loro. Andiamo a vedere qual era la risposta corretta. Rullo di tamburi. La risposta corretta era circa 250 ossa, quindi la lettera B. Tutti coloro che hanno risposto con la lettera B hanno risposto correttamente, quindi si aggiudicano un punto. Ma fra di loro vediamo chi è stato, o meglio, chi sono stati i tre più veloci sulla chat di Facebook. Annalisa Libutti. Grande Annalisa. Rossella Nasole. Grande Rossella, un punto. Gwendalina Ceredi. E grande Gwendalina, tutte e tre si aggiudicano un punto. Andiamo a vedere invece su YouTube. Eleonora Pascadopoli. Attenzione, Eleonora, un punto. Massimiliano Anzini, un punto. Rossella Nusco. E Rossella Nusco, un punto. Diciamo che su YouTube è un po' come dire Real Madrid, Barcellona e direi Juventus, ma in Europa non andiamo mai a fare primo interesse. Sono però nomi già sentiti. Ma attenzione, perché siamo alla seconda domanda e bisogna vedere se qualcuno riuscirà
a prendersi un altro punto, giusto Blacky? E Blacky, però un miau lo devi dire, se no mi fai fare la figura. Dimmi miau. No, 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 non vale fare tru. Non si sente il tru. Vabbè, niente. Allora andiamo con la domanda numero 2. Di che colore sono gli occhi dei cuccioli appena nati? A, verdi, B, marroni, C, azzurri. Di che colore sono? Te li ricordi di che colore erano? Non i tuoi, ma quelli dei tuoi cucciolini. Quando ti abbiamo trovato? Quando ti abbiamo adottata? Dimmelo all'orecchio. Ah, te lo ricordi, bravo. Sì, sì, io me li ricordo bene. Abbiamo avuto la fortuna di vederli nascere. E quindi di vederli per bene. Mi hai riempito però. Oggi sono vestito di nero apposta perché ho detto così non si vedranno tutti i peli. In realtà non è vero. Allora, diamo uno sguardo alla chat. Allora, non sto capendo. Ok, ecco qua. Allora, ci sono tante A, tante C. Vediamo, vediamo. Mi sembra di vedere nel complesso tante C. Interessante. Interessante, molto interessante. Ma andiamo a vedere qual è, a questo punto, la risposta corretta. Ebbene sì, occhi azzurri, quindi coloro che hanno risposto con la lettera C hanno risposto correttamente. Eleonora, i più veloci sulla chat di Facebook. Pilar Alba. Oh, grande, un punto. Jenny Bizzarro. Grande Jenny, un punto. Francesca Vega. E Francesca Vega, un punto. Quindi per ora è tutto aperto perché su Facebook tutti coloro che sono stati veloci hanno risposto e si sono aggiudicati tutti un punto. Nessuno ne ha fatto più di uno. Andiamo a vedere su YouTube. Eleonora Pasca. Attenzione, qua inizia in modo diverso. Eleonora Pascadopoli, due punti. Massimiliano Anzini, due punti. Rossella Nusco, di nuovo, due punti. Vabbè, ho capito, di là stanno gareggiando praticamente solo loro. Cioè, avranno la connessione più veloce di altri. E questa è l'unica scusante. Intanto, ciao Roberto Tognon da Venezia, il cuoco da Venezia. Non ti salutavo da un po'. Ciao anche Annalisa Piscella. Andiamo avanti perché siamo arrivati all'ultima domanda. Quella che potrà confermare o ribaltare il risultato. Cheat. Aspettate che la vado ad aprire perché non vorrei mai. Questa è facile. Questa è facile. Andiamo. Quante ore al giorno dorme in media un gatto adulto? A, 4 o 6. B, fra le 8 e le 10 ore. E C, fra le 15 e le 18 ore. Ripeto, quante ore al giorno dorme in media un gatto adulto? Digitate A, se secondo voi dorme fra le 4 e le 6 ore. Digitate B, se dorme fra le 8 e le 10 ore al giorno. E digitate C se invece siete convinti che il vostro gatto o il gatto in generale dorma fra le 15 e le 18 ore. Tu quanto dormi? Lo so, hai detto bene. Lo so bene. Attenzione a non confondervi con quante ore vi fa dormire il gatto, perché potrebbe trarre in inganno. Vado a vedere un po' le chat. Intanto io ringrazio queste più di 200, quasi 300 persone fra i due social che sono rimasti. Aia, 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 cosa fai? Mi morditi. Che sono rimasti collegati con noi per quasi un'ora di diretta. Aia. Mi mordicchia. E vuole giocare, ma non è il momento. Vediamo un po'. Allora, dalla regia mi dicono che sono arrivate ormai i risultati. Devo fare solo un controllo bene su YouTube. Bene, fai un bel controllo. Non vorrei mai
che è così difficile su YouTube che... Allora, stasera, dice Valentina Chinato, è impossibile rispondere veloce con qualcuno tra me e il telefono che vuole coccole e fa fusa. Lo so. Ma dai, inizia il periodo del freddo e il gatto addosso è la cosa più bella che ci sia. Vediamo un po'. Vediamo. Allora, ci siamo. Eleonora, vediamo innanzitutto qual era la risposta esatta. L'80% ha risposto correttamente. Ed era fra le 15 e le 18 ore, quindi la C. Sì. Questa era facile perché ne abbiamo parlato in diverse puntate in questo anno e mezzo di dirette. Ma andiamo a vedere sulla chat di Facebook chi ha risposto rapidamente. Simona Comisi. Grande Simona, un punto. Alessandra Proietti. Alessandra Proietti, un punto. Valeria Tombolan. E Valeria Tombolan, un punto. Quindi un applauso a tutti, a tutte queste 9 persone differenti su Facebook che hanno guadagnato un punto. Nessuno però ha sovrastato la chat. Vediamo invece su YouTube. Aspetta, fammi indovinare. Eleonora Pascadopoli. No. Attenzione. No. Non c'è. Attenzione, vediamo. Chiara e Mimì. Oh, Chiara e Mimì, bentornata. Un punto. Massimiliano Anzini. Ecco, Massimiliano Anzini, quindi 3 punti. Rossella Nusco, 3 punti. Quindi si aggiudicano la puntata per quanto riguarda la chat di YouTube. Rossella Nusco e Massimiliana Anzini, grandi, con 3 punti. E Chiara e Mimì si è andata a intrufolare in questa volata finale, è riuscita a piazzarsi in... al terzo posto, grande, andando a togliere diciamo la vetta a Eleonora Pascadopoli. È andata così, è andata così. Allora, signore e signori, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima ovviamente di chiudere, dedichiamo questi 10-15 minuti, dedico in prima persona a leggere i messaggi. Allora, prima cosa, io avevo detto che se il video del gatto in pillole fosse arrivato a 300.000 visualizzazioni entro 2 domeniche fa, in realtà, avrei tirato fuori il video su YouTube di Gatto in Pillole con i backstage, con i cosiddetti bloopers, ovvero gli errori, perché ce ne sono stati diversi. E non ho ancora finito di montarlo perché sono stato un po' indaffarato, ma arriva. Quindi restate collegati perché secondo me potrebbe arrivare già in settimana. Vi ricordo che domani su Instagram ci sarà un gioco nelle storie, ovvero foto in bianco e nero dei gatti e dovrete indovinare di che colore sono. E ci sarà poi ovviamente la soluzione, ma io vi invito alle ore 18 a collegarvi su Instagram. Se non mi seguite, vi ricordo Federico Santaiti, che sono io, quindi è facile in realtà. E lunedì mattina esce un post che riguarderà questa bella settimana che ci porta alla notte, diciamo, un po' di Halloween. E giovedì uscirà un nuovo video. L'ho detto, quindi segnatevelo perché potrebbe non essere neanche l'ultimo, però per essere aggiornati su tutto vi conviene iscrivervi su YouTube, su Facebook e Instagram per non perdere nulla, tanto il nome è sempre quello. Allora, vado a leggere un po' di messaggi, intanto Eleonora hai selezionato qualche messaggio vocale. È arrivato un messaggio vocale, lo ascoltiamo fra pochissimo. Se avete dubbi, domande, perplessità o qualsiasi cosa voi vogliate chiedere, cioè non proprio qualsiasi, ma se posso rispondo volentieri. Allora, vediamo. Qualche domanda. Allora. Ele, hai letto qualche domanda? Fede, ieri è stato il compleanno di Laura Abruzzini, le faresti gli auguri? Assolutamente sì. Ciao Laura, che ci siamo visti a Milano a Quattro Zampe in Fiera, ti faccio tantissimi auguri e spero che tu possa festeggiare al meglio, ovviamente con i gatti. Noemi Rossignoli mi scrive, sì, tranquillo, non perdiamo nulla assolutamente, lo so, tu sei una assidua visitatrice, nonché gattara da legare, aggiungo.
Ciao Fede, quando vieni a fare un evento a Torino? Guarda Veronica, io in realtà vivo a Torino, quindi sono sempre, cioè sempre no, ma quasi sempre a Torino, mi divido fra Torino e Milano per lavoro. Eventi al momento a Torino non ce ne sono, però potrebbe capitare di beccarsi in giro da qualche parte. Purtroppo devo darvi una brutta notizia che riguarda l'evento di Quattro Zampe in Fiera di Vicenza, dove me per problemi lavorativi, non potendo sdoppiare la mia persona, non sarò presente a Quattro Zampe in Fiera a Vicenza, che è a novembre. Se siete però lì della zona, io vi invito ad andare a Quattro Zampe in Fiera, perché c'è la possibilità di prendere un po' di gadget, un po' di crocchette, di cibo e quant'altro, e anche di vedere un po' di gatti, perché a Vicenza, se non sbaglio, ci saranno un grosso spazio dedicato ai gatti. Mi spiace non poterci essere. Grazie per la compagnia, scrive Nadia Armaroli su YouTube. Bei gattoni e bei video, grazie mille. Chiedono tutti dell'altro gatto. L'altro gatto. Allora, l'altro gatto. Ele, fagli la foto prima. Tu puoi fargli la foto col tuo telefono? No. Staccare un po' tutto. Niente, non possiamo fargli la foto. L'altro gatto era spaparanzato sul mio trolley, che non ho ancora messo via perché sono tornato da poco da Milano, e stava dormendo. E ora Eleonora ce lo porta qui, ma c'è Blacky qui. E loro due o si mettono accovacciati insieme o difficilmente... Vieni. Quando li porti così stanno... Vieni, fatti vedere. Torin, ti devi far vedere. Eccolo qui, sua maestà. Aspetta, si è impigliato... Fatti vedere nella tua... Dai, no, stai un po' qui. Oh, guardate la sua dimensione. A parte che l'avete visto. Non vuole stare. Perché non vuoi stare? Non vuoi stare un po' anche tu qui? Niente. Via. D'altronde l'hai preso mentre dormiva. Ma lui si sa è star da cinema. Lui fa i video, Blacky le dirette. Si sono divisi i compiti. Hai due panterone bellissime, grazie mille. Torin, sei uno spettacolo. Oh, Torin, dovresti farti vedere un po' di più perché tutti stravedono. No, non ti offendere, Blacky, non è successo nulla. Sei bellissimo anche tu. Stai lì tranquilla. Boom. Bello assonnato, esatto. Sì, è tornato sulla valigia, poi vi farò vedere quel trolley. Quel trolley è veramente devastato. Ma qualsiasi cosa io lasci in giro a portata di unghia me la devastano. Ma come fai a distinguerli? Mi chiede Clorinda Valentina. Beh, allora, diciamo che vivendoci 24 ore, o comunque vivendoci tutti i giorni insieme, è facile per me distinguerli, però mi rendo conto che visti nei video da fuori non sia così facile, ma vi assicuro che già la stazza aiuta, perché Thorin pesa adesso 8 kg, Blacky ne pesa 3, quindi la dimensione è diversa. Thorin è molto più alto di lei, quindi è proprio la coda è lunghissima. E Blacky invece è una gattina piccolina, arriva a 3 kg, è proprio minuta. Cioè, arriva al pelo a 3 kg. Allora, ti saluta la mia panterona di casa Baghi, dice Maria Carmen Staiano. Salutoni anche da parte mia. Vediamo un po'. Qualche domanda che ho perso un po'. Fede, ma io voglio vedere Thorin nel VIP. L'ho appena visto, potete però rivederlo se tornate indietro poi a vedervi la puntata, che resterà salvata su YouTube, mentre sparirà e finirà di esistere su Facebook. E... Allora, mi dicono che sì. Ottobre è il mese di compleanni gattari. È vero, perché... Valentina Frigo, Laura, una, due, tre, tantissime. Beh, auguroni. Il vicino di casa di Valentina Chinato, che ha quattro gatti anziani. Ah, attenzione. Bene. Molto bene. Beh, auguroni a tutti e a tutte, anche a coloro che hanno già compiuto gli anni in questo mese, al quale non ho fatto gli auguri. Allora, Eleonora, c'era un messaggio vocale? Sì. Sentiamolo.
Sentiamo, forse. Ciao Federico. Ciao. Mi chiamo Clara. Ciao Clara. Ho 10 anni. Sono molto. Mi piacciono molto i gatti. Bene, sei nel posto giusto. Io pure ho un gatto che si chiama Iro. Ah, bellissimo nome. Ti seguo sempre. Grazie. Ciao. Grazie mille, grazie per questo saluto. E sono contento che tu abbia la voglia di seguirci in queste nostre gatto avventure. E è arrivato qualche altro messaggio? Ah, oggi nessuno. E si vede che tutte le volte che le hanno mandate non le abbiamo mandati, ahimè, sono risultati essere deleteri. Allora, siamo arrivati alla fine, signore e signori. Direi che è arrivato il momento di staccare, così io, Eleonora e regia andiamo a mangiare, perché siamo abbastanza affamati. Domani venite su Instagram perché dovete fare il gioco. E che gioco, oserei dire. E state tutti molto connessi, perché sarà una settimana ricca di contenuti. Sempre che qualcuno non mi metta i bastoni fra le ruote mandandomi mille lavori da dover fare, speriamo di no. Io vi ringrazio per esservi collegati a questa diretta, per essere stati con noi sia su Facebook che su YouTube, e ci vediamo molto presto. Io vi mando un grosso abbraccio a voi e ai vostri gatti. Ciao a tutti, buonanotte.